Una torta di mele che sembra una nuvoletta soffice e profumata. Siete curiosi di scoprire la ricetta? Ma prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel like a questo video. Grazie mille per il vostro supporto. Buongiorno, benvenuti. Oggi prepariamo una deliziosa torta di mele, senza burro e senza latticini. Ci occorreranno 500 g di mele, io uso le mele golden, 280 g di farina 00, 40 g di latte di mandorla, 100 g di olio di semi, un pizzico di cannella, 3 uova biologiche, 2 cucchiai circa di rum, scorza grattugiata di un limone, succo di un limone, qualche gheriglio di noce, un cucchiaio abbondante di miele, 150 g di zucchero, estratto di vaniglia, una bustina di lievito per dolci. La prima cosa che andremo a fare naturalmente sarà quella di sbucciare le nostre mele. Possiamo utilizzare un pelapatate. Una volta che avremo sbucciato le nostre mele, le tagliamo a metà, eliminiamo queste parti del torsolo in questo modo, facciamo un'incisione circolare all'interno. Togliamo tutti i semini. Se volete, potete utilizzare anche un levatorsolo, uno di quei cilindri metallici che si trovano nei negozi di casalinghi. A questo punto abbiamo ottenuto 6 metà di mele. 3 le andremo a tagliare a fettine e invece altre 3 a quadretti. Cominciamo a tagliare le fettine. Allora, basterà anche un semplice coltellino di questi qui da tavola e andiamo a tagliare le nostre fettine in questo modo, sottili. Inserisco le fette di mela all'interno di una boule. Versiamo anche il limone con un pochino di cannella e una manciata di zucchero. Mescoliamo quindi le nostre mele in modo che tutto il succo di limone e la cannella siano distribuiti in maniera uniforme. In questo modo le mele non anneriranno. Quindi prendiamo la nostra fetta di mela, la tagliamo prima in senso orizzontale, così, dopo la tagliamo anche in questo modo, cercando di mantenere la posizione delle mele, perché adesso andremo a tagliarle in senso opposto per ottenere appunto una dadolata di mele. Quindi, in questo modo le teniamo strette e guardate, subito otteniamo i nostri dadini di mela. Avete visto che semplice? Vado a mettere il restante limone nelle mele tagliate a cubetti. Aggiungo sempre un pochino di zucchero e della cannella macinata. Versiamo nella terrina le uova insieme al rum. Il rum ha la funzione di denaturare le proteine delle uova ed aiutarle a gonfiare meglio, quindi a diventare belle spumose. Aggiungo anche mezza parte di zucchero per non andare ad appesantire le proteine del nostro uovo. Aggiungo subito anche la scorzetta di limone. E naturalmente anche l'estratto della vaniglia.
e a questo punto iniziamo a montare. Quando il nostro composto inizierà ad essere bello spumoso, aggiungo l'altra metà dello zucchero e continuo a mescolare. Aggiungo anche il miele, il miele renderà la nostra torta morbidissima per giorni. Come vedete il nostro impasto è diventato davvero bello spumoso. Iniziamo ad aggiungere quindi il latte, azionando il nostro frullino al minimo. E inizio a setacciare un pochino della mia farina. La farina va sempre setacciata, mi raccomando, perché renderà la nostra torta più soffice. Azioniamo il frullino al minimo. Bene, è arrivato il momento di aggiungere l'olio a filo. L'ultimo ingrediente sarà il lievito, sempre setacciato. Perché vedete che restano queste palline? Che se noi non le andiamo a rompere bene, poi resteranno così dentro l'impasto e daranno quel sapore acido e amarostico in bocca. Aggiungiamo adesso i nostri tocchetti di mela. Prendo una teglia apribile che ho imburrato e poi ho applicato della carta da forno. Prima realizziamo il cerchio, quindi il fondo del nostro rivestimento, e dopo mettiamo anche i bordi. In questo modo siamo sicuri che la nostra torta non potrà attaccarsi. Versiamo quindi all'interno. In questo modo. E adesso finalmente potremo posizionare i nostri spicchi di mela. Li posizioniamo in questo modo. Polverizziamo quindi un po' di zucchero semolato e rompiamo qualche ghiriglio di noce al di sopra, qua e là. Inforniamo a 180 gradi per 45 minuti circa. Mi raccomando, prima di estrarre la torta dal forno fate sempre la prova a stecchino, deve risultare asciutto. Ed ecco a voi la nostra torta di mele sofficissima, è pronta. Guardate come è carina, è alta, sembra una nuvola di bontà e di morbidezza. Possiamo spolverizzarla con un po' di zucchero a velo.
Guardate, è ancora più bella con una bella spolverizzata di zucchero a velo. Bene, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invito ad iscrivervi al mio canale e ad entrare a far parte di questa community meravigliosa di appassionati di cucina e di ricette buone, sane e genuine. Se volete fare questa torta senza glutine, basterà cambiare il tipo di farina utilizzata, quindi potrete utilizzare un mix per torte senza glutine o della semplice farina di riso. Potete mangiarla così, oppure una chicca: prendete un piattino, versate un po' di crema pasticcera alla vaniglia, mettete sul fondo anche qualche gheriglio di noce e voilà! Il nostro piatto è diventata veramente un qualcosa di sublime. Bene, vi invito a lasciare un like e a seguirmi anche su Instagram. Mi chiamo sempre Francesca Chef. Bacioni e grazie a tutti. Alla prossima!